Ragazzi, sono Marina e siete sul canale Rasumashka Beauty. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Allora, oggi il consueto appuntamento con i preferiti del mese di gennaio. Sì, perché gennaio, zitto zitto, è passato. È passato. Sono vestita di giallo. Ragazzi, non l'ho fatto apposta, però dopo ci ho pensato. Siamo passati, io sono dell'Emilia Romagna, in zona gialla. Quindi alcune belle notizie ce l'abbiamo, ciò non vuol dire che dobbiamo comportarci come se niente fosse, ma ovviamente un pochino più di libertà ce l'abbiamo. Quindi sono felice per questo. Quindi buon febbraio a voi, speriamo che ci porti tante cose belle. Quali sono state le cose belle di questo gennaio 2021, il primo mese dell'anno? Vediamo subito. Cominciamo con le cose un po' così non beauty, lo spazzolino elettrico. Tantissimi di voi ce l'hanno già, ce l'avranno ovviamente. Io l'ho comprato soltanto un mesetto fa, all'inizio di dicembre. Prima non ce l'avevo e vi dico, vedo la differenza sui denti. Il mio è, vi metterò giù nell'info box il link, l'ho preso da Amazon, Oral-B della Braun. Non avviciniamo troppo perché qua ovviamente essendo nero lo spazzolino si vedono tutti i difetti. Il dentifricio si vede subito, l'ho pulito, però un attimo, quindi perdonatemi. E l'ho preso in coppia, quindi ne abbiamo presi due per me e per mio amoroso, ho pagato 40 euro. C'era un'offerta su Amazon, e insomma è un buon prezzo secondo me. Io vedo la differenza, anche il mio dentista, vedo i denti, sento i denti più puliti e li vedo più bianchi. Quindi un qualcosina in più fa, lo utilizzo la mattina e sera, poi a pranzo quando sono in ufficio ovviamente utilizzo lo spazzolino normale, proprio sento quel qualcosa che mi manca dello spazzolino elettrico, quindi assolutamente se non ce l'avete. Provatelo. Se avete i denti sensibili, magari prendete la spazzolina, quella per i denti sensibili. Noi all'inizio un pochino abbiamo sentito questa sensibilità aumentata dei denti perché non eravamo abituati. Adesso va benissimo la situazione e si ricarica in boh, 5 ore. Adesso ci saranno tutte le istruzioni che io ovviamente non ho letto. A proposito, voi leggete il libretto di istruzioni di ogni cosa, tipo cellulare, la TV, lo spazzolino elettrico. Io no. Io no, anzi. Prima di mettere mano su un libretto, io comincio a vedere come si fa da sola, magari sbagliando anche. Infatti, sbaglio, dovrei leggere più spesso i libretti di istruzione. Bene, quindi io non posso che consigliarvi questo spazzolino in particolare, ma tutti gli altri spazzolini elettrici. Se non li avete mai provati, provateli perché sono una svolta. Ecco, io mi chiedo perché non l'ho comprato prima. Poi, ragazzi, una cosa interessante, il pennello. Questo pennello qua di BH Cosmetics, eccolo qua, che mi è stato regalato dalla mia amica Karen Shani. Anche lei c'è su YouTube, però da un po' che non pubblica i video, speriamo torni presto. E il pennello, non so se era pensato per, scusate, magari un pochino sporco, perché l'ho appena utilizzato, sì, perché così sembra nero, ma sono solo le setole alla base che sono nere, non è sporco di nero, vedete che il nero si muove, è bellissimo. Dopo questo dettaglio totalmente inutile, perdonatemi, il pennello credo debba essere utilizzato per il blush. Io invece mi trovo benissimo con questo pennello a sfumare la cipria sul viso, perché i kabuki a me non piacciono perché sono piccoli, sono scomodi, sono troppo grandi e sono troppo rotondi. Questo pennello qua, vedete, non è troppo rotondo, ma non è neanche troppo piatto. Quindi mi permette di prelevare la cipria, e utilizzo quella di Kiko, Radiant Fusion, e sfumarmela così sul viso in modo tale da farla entrare nei pori e far sì che appunto il fondo dopo un po' di ore o la BB cream non vada nelle pieghette, non vada nei pori, perché io avendo la pelle grassa ho questo problemino. Ma sapete che mi piace un sacco questo pennellino qua? In generale vi dico BH Cosmetics, secondo me per i prezzi che ha, anche le palette che ha, sono meravigliose. Ogni volta che vedo questo marchio sul sito, su qualche sito online, sicuramente quei siti inglesi perché è un marchio americano, dico wow, vorrei provare qualcosa. Perché ci sono delle chicche, veramente. L'avevo visto il marchio quando sono stata negli Stati Uniti, ho visto da Ulta degli stand meravigliosi. Però io ve lo segnalo perché magari si vende questo kit di pennelli, io lo vado a cercare. Boh, scriverò pennello Polkadot a bois, vediamo cosa mi esce fuori. Però per dirvi che a me è piaciuto moltissimo questo mese e applicare la cipria è morbidissimo, applicare la cipria con questo pennello qua è una bellissima esperienza, quindi preferitissimo. Poi ragazzi, un film ovviamente ve li anticipo su Instagram, se non doveste ancora seguirmi, seguitemi perché faccio dei diversi sondaggi su di noi, vi chiedo dei consigli, insomma, a me farebbe molto piacere conoscervi meglio su Instagram. Allora, su Instagram vi ho già parlato di questo film che si chiama La Tigre Bianca, un film che abbiamo trovato per caso, in realtà Netflix ce lo suggeriva moltissime volte, dopo abbiamo detto, vabbè, dai,
Vediamo che cos'è. È un film molto interessante, fatto molto bene, ambientato in India, che parla un po' della cultura indiana, della religione indiana, in termini molto autoironici. L'attore protagonista praticamente è la voce narrante. Molto interessante, imprevedibile, vi tiene attaccati allo schermo perché comunque sono 2 ore di film, ma sono veramente belli perché all'inizio abbiamo detto dai, guardiamo la prima metà e poi la seconda metà la vediamo alla fine. Abbiamo visto tutto il film dall'inizio alla fine perché ci ha proprio incuriosito, fatto bene, senza scene troppo statiche, troppo noiose. Mi è piaciuto moltissimo, insegna tanto sulla cultura indiana, ma non solo, sulla cultura anche orientale vera e propria, sulle differenze tra la cultura orientale e occidentale. Io ve lo consiglio, davvero. La locandina, magari, avendo visto la locandina, il film mi sembrava un po', un po' semplice, oserei dire, però dopo... Guardate, mi sono ricreduta e vi invito vivamente a guardare questo film perché tratta degli argomenti molto seri in modo abbastanza facile, quindi è bello guardarlo anche di sera, ve lo consiglio. Ragazzi, mi sono data il retinolo e sto utilizzando per tutto il mese di gennaio, ho utilizzato questo retinolo di Youth che mi è stato regalato, è stato uno swap con la mia amica Karen, sempre quella del pennello. E non c'è solo il retinolo in questo siero, c'è l'acido ialuronico, la vitamina E, quindi tocoferolo, e l'aloe vera. Il retinolo, per dirvi, è in terza posizione, con tutti questi ingredienti umettanti che hanno la funzione emolliente. Ragazzi, sto scoprendo il retinolo, se siete interessati vi farò sicuramente il video. Io ho visto la differenza sulla mia pelle utilizzandolo, ho cominciato a dicembre, infatti non ve ne ho parlato, con una volta a settimana a mo' di maschera con questo siero qua. A gennaio sto cominciando ad integrarlo nella mia evening skincare, night skincare, ogni 2-3 giorni, quindi 2-3 volte a settimana, e vi devo dire che vedo dei risultati. Il retinolo non è un acido, non mi va ad assottigliare la pelle, è uno degli ingredienti, è uno dei pochissimi ingredienti, un po' come la niacinamide, che va a modificare, che fa comunicare le cellule, ecco. Quindi vi va proprio a modificare la forma delle cellule nuove. Questo ingrediente, se formulato bene, nei prodotti giusti, fa davvero miracoli ed è l'unico ingrediente adesso che è attualmente nella cosmesi attuale è confermato come ingrediente anti-age. Ovviamente anche l'SPF è considerato l'ingrediente, la protezione solare, l'ingrediente anti-age, però va a prevenire le rughe ovviamente che sono dovute ai danni solari. Mentre il retinolo ve le va a riparare, è adatto a chi ha le piccole rughette, le discromie, l'acne, è anche molto molto adatto a chi ha l'acne. Sto facendo delle ricerche per voi, ma se volete iniziare con il retinolo, lui è perfetto. È normale che i primi utilizzi, infatti per questo ho iniziato con una volta a settimana, la vostra pelle non si è abituata a questo ingrediente e qualche brufolino qua e là, se siete anche propensi ad avere l'acne, le imperfezioni, vi può venire, ma... vedrete con l'utilizzo costante che proprio la grana della pelle vi si va a modificare. Non so spiegarvelo ragazzi, però veramente un ingrediente meraviglioso. Ecco, quindi questo siero in particolare costa un pochino, viene rivenduto su Amazon, costerà 30 euro o una cosa del genere, però vale la pena. Si presenta in questa specie di oglietto, l'odore non è buono, ma veramente a distanza di... ma già la mattina successiva dopo averlo applicato la sera... vedete la differenza, la pelle sembra diversa, non riuscite a capire cos'è, ma sembra proprio migliorata, sembra che abbiate applicato un filtro sul viso, ve lo consiglio. E in generale, come vi ho detto, continuerò le ricerche, continuerò ad informarmi sul retinolo, perché è un ingrediente, secondo me, davvero davvero valido. Poi ragazzi, la tinta, questa mini taglia della tinta Grand Rouge, l'elixir di Yves Rocher, eccola qua, il colore 5403, penso, o R830 oppure 102, ci sono tanti numeri, quindi vedete voi. Bellissima tinta, mi è stata regalata, vi ho fatto video haul, più che video haul, cioè era video regalo inaspettato, da Barbara, guardate il pennellino, un po' schiacciato sui lati, molto comodo per disegnare i contorni delle labbra, e mi è stata proprio regalata da Barbara, ho ricevuto il pacchetto a metà gennaio, insomma così ho messo subito in uso questa tinta, che tra l'altro... è quella che vedete anche adesso su di me, meravigliosa, meravigliosa, sembra il velluto sciolto sulle labbra, è un piacere applicarla, va via gradualmente, vi lascia quell'alone di colore anche se mangiate,
meravigliosa, confortevole, non vi secca le labbra, davvero sembra velluto anche quando vi toccate, ecco, quando applicate il prodotto davvero vi sembra di stendere un qualcosa di morbidissimo sulle labbra, poi quando toccate le labbra intanto non appiccica, non ve le secca, non va nelle pieghette. Veramente, veramente bellissima. Grazie Babi per avermela fatta provare, assolutamente ci darò un'occhiata anche per altri colori. E ve l'ho fatta vedere su Instagram e tanti di voi mi hanno detto che conoscevano già questa tinta, sono io che arrivo un po' più in ritardo, ma grazie alla Barbara l'ho potuta scoprire, quindi mi sta piacendo moltissimo e secondo me questo colore mi sta anche bene perché è un colore abbastanza freddo, quindi assolutamente preferitissima. Poi ragazzi, una chicca, una serie TV che ho iniziato a gennaio, finito a gennaio, 4 stagioni, da 10 puntate l'una, vabbè la puntata dura 20 minuti, quindi si fa. Working Moms, meravigliosa! Allora, io sono rimasta orfana, come si usa dire, di New Girl, sempre su Netflix, 7 stagioni, passate proprio così, poi c'era Vikings, insomma, io cercavo una serie TV per quando magari sono di fretta, sono da sola, ho la pausa pranzo in smart working, voglio vedere qualcosa velocemente e voglio guardare la serie in inglese. So che è tornato Dawson Creek su Netflix, How I Met Your Mother, perché quando metti il nome di una serie, Netflix ti propone tutte quelle serie simili. Quindi ho messo New Girl e mi proponeva appunto How I Met Your Mother, ma a me quell'attore biondo proprio non mi piace, non lo so, non lo sopporto, quindi non ho mai visto How I Met Your Mother. Friends l'avrò visto in 3 lingue, inglese, russo e italiano, basta. Poi vi dicevo che un tempo fa, che le serie TV che hanno le risate in sottofondo, a me hanno cominciato a dar fastidio, le sitcom, no? Non lo so, cioè queste risate dopo un po' non mi piacciono. E New Girl, per esempio, non ce l'aveva. E mi proponeva questo Working Moms. Ma dai, proviamolo. E io non essendo mamma, all'inizio, magari chi di voi anche non è mamma, allora chi è mamma è perfetta per voi questa serie TV, perfetta, però dovete essere una mamma autoironica perché la serie è bellissima così com'è, con tutte le difficoltà di una madre, adesso ci arriviamo, ma anche chi non è mamma, come me, è bellissima lo stesso, perché vi ritrovate in diverse donne, donne che gestiscono la maternità, il lavoro, il tradimento, l'aborto, quindi ci sono anche dei discorsi un po' che sono di solito un tabù nella nostra società. E il rapporto con i genitori, con i bambini, le mamme imperfette, lo siamo tutte praticamente, la misoginia, è troppo femminismo esagerato, è ambientata in Canada, le attrici sono bravissime e insomma le 4 stagioni sono passate in un battibaleno, io non vedo l'ora che esca la 5ª stagione, in inglese fa morire da ridere, è vietata ai minori di 14 anni, effettivamente ci sono dei momenti, soprattutto se la guardate in italiano, qualche parolaccia, qualche argomento un po' così, un po' hot, e qualche scena c'è, non ve lo nascondo, però è divertentissimo da guardare, assolutamente, è una serie che vi insegna tanto, vi insegna ad essere, ci insegna tutte, molto adatta alle donne sicuramente, gli uomini non lo so se l'apprezzerebbero, però vi dico, anche mio moroso ogni tanto ci buttava l'occhio e diceva, ma questo chi è? Ma questo cosa ho fatto, era interessante e poi soprattutto mi piaceva il fatto che i personaggi non fossero troppo giovani, siamo sui 35, 45, 50 anni, una cosa del genere, e si parla anche per esempio della menopausa, si parla anche della crisi di mezz'età, si parla di tantissime cose, della persona che viene considerata troppo vecchia, anche se ha 40 anni per un lavoro, ecco, tutti questi argomenti presentati in maniera autoironica sono bellissimi, ci fanno ragionare ma non ci fanno pesare, ecco quello che voglio dire. Guardatelo, è veramente un film, un telefilm, una serie meravigliosa, poi 20 minuti di puntata, anche mentre state preparando la pasta, ve la guardate in inglese se volete rinfrescare un po' l'inglese, se no in italiano, mentre state pulendo, state mettendo a posto, non lo so. 20 minuti sono pochissimi, io amo le miniserie e le serie che hanno le puntate brevi perché si ha la possibilità di vedere la serie senza spenderci una serata intera, quelle puntate da 50 minuti, dice vabbè è un film praticamente, ve la consiglio vivamente, è meravigliosa. Poi ragazzi, una chicca per il corpo, Touch My Body Scrub di Aesthetic House, eccolo qua. Lo scrub per il corpo coreano, infatti di solito non si usano molti prodotti, cioè i prodotti coreani che conosciamo sono per la pelle del viso, quindi per la skin care del viso. Io avevo provato, l'ho acquistato sul profilo di Marina, Keep Beauty,
vi avevo fatto il video haul, ve lo lascio qua, e ho preso questo scrub. Allora ragazzi, è uno scrub particolare, adesso vi spiego anche il perché. Ha un odore cipriato, buono, di un cosmetico diciamo degli anni 2000, ecco, quegli odori proprio di crema Nivea, ecco, per farvi capire. Si presenta, lo vedrete dalla clip, come se fosse una cremina con delle particelle scrubbanti molto piccole, non tantissime. Questo scrub non è uno scrub idratante, no, anzi, vi può fare anche, io lo chiamerei quasi un crema doccia scrub, perché vi va a lavare il corpo, cioè voi dopo aver tolto questo scrub sentite la pelle più che fa quel rumorino, ecco quello là, dei piatti puliti, del corpo pulito, vi va anche a sgrassare leggermente la pelle. All'interno ha, a parte queste particelle scrubbanti, anche gli acidi, ha per esempio l'acido lattico che aiuta proprio a fare l'esfoliazione sia chimica che meccanica sul corpo, sul viso forse sarebbe un po' troppo, sul corpo invece fa un buon lavoro. Io sento comunque la pelle intanto pulita, più liscia, e poi anche tutto il processo di scrubbarmi, infatti vedete l'ho quasi finito, mi piace un casino. Non costa poco perché sono 100 ml e costa 5 euro, 8 euro, non me lo ricordo con precisione, non è poco Però non so, rispetto ai scrub salini a cui siamo abituati con l'olio, questo scrub vi regala davvero una sensazione di pulizia, vi sembra di essere andati in una spa. Non lo so, mi piace moltissimo, secondo me soprattutto nelle zone tipo le gambe dove io faccio la lametta, post passare questo scrub vi previene moltissimo anche i peli incarniti. Poi in generale, non so, spalmarvelo addosso, intanto ce ne vuole pochissimo, e riuscite a sfumarlo, diciamo, spalmarlo molto bene sulla pelle, a me dà una sensazione meravigliosa. Vi dico, le prime volte quando l'avevo sciacquato via e ho sentito la pelle tipo più, la pelle più pulita, tipo purificata, sgrassata, dicevo, ma non lo so se mi piace, invece mi piace un casino, perché tanto io dopo vado ad applicare delle creme, degli oli, eccetera. Sentirmi ben pulita con questo scrub a me rende tutta l'esperienza dello scrub molto molto piacevole. Quindi se siete pronti per questa esperienza un po' diversa dello scrub corpo, quindi non uno scrub con gli oli all'interno che va anche ad idratare, ma uno scrub puramente con gli acidi e particelle scrubbanti che va a solo a purificare, a sgrassare la pelle del corpo, allora sì. Non so se lo consiglierei a chi ha la pelle secca, perché secondo me potrebbe essere troppo aggressivo, ma per chi ha la pelle normale come me, sul corpo è ottimo, davvero, mi è piaciuto molto. Poi ragazzi, un film che ho visto su Team Vision, l'ho beccato così, ho detto dai, pausa pranzo o magari dopo il lavoro lo guarderò, dura un'ora e mezza, quasi due ore, vabbè, comunque quel tempo lì, con Jennifer Lopez. Io adoro Jennifer Lopez, letteralmente, come cantante, ballerina, come donna, cioè per me è bellissima, e come attrice, a me piacciono i suoi film, non so, sì, sono un po' futili, semplici, però non so, mi divertono sempre, mi lasciano delle belle sensazioni dentro. Questo film si chiama Ricomincio da me. Già il titolo mi piace, l'inizio dell'anno, ricomincio da me. Molto interessante, piacerà agli uomini, donne, sicuramente più alle donne perché la protagonista è femminile. Ma piacerà a chi è patito di skincare, perché vi giuro, cioè si vede anche il processo di sviluppo di un prodotto skincare, cioè si parla di un'azienda beauty. Cioè, vi ho detto tutto, ma non solo di quello, si parla molto anche del ruolo che ha l'educazione, la laurea in quel caso, nel mondo di lavoro e quanto purtroppo poco valore ha l'esperienza. Al giorno d'oggi sempre, vabbè, ambientato negli Stati Uniti, ma secondo me vale anche per il nostro paese, quindi secondo me le persone che hanno tanta esperienza hanno del sapere da vendere a tutti i laureati, me inclusa, e perché l'esperienza che ti fai sul posto di lavoro non la riesci ad imparare da nessun'altra parte se non sul posto di lavoro, quindi è indispensabile. In questo film proprio lo si percepisce, mi è piaciuta molto questa tematica, mi è piaciuta la tematica beauty ovviamente, cioè ero lì che dicevo che bello, che bello. Poi c'è la tematica della maternità, insomma del legame tra madre e figlia, molto interessante. Guardate il film, non vi svelo troppo, però davvero tutti i componenti che piacciono a me, Jennifer Lopez inclusa, si sono uniti e questo film mi è piaciuto davvero tantissimo. Leggero, ma con qualche, come piace a me, ma con qualche componente seria che vi fa ragionare senza pesarvi troppo. Ragazzi, l'ultimo prodotto, ma è interessantissimo, questo peeling gel di Peter Thomas Roth.
Eccolo qua, è un peeling enzimatico. Adesso, allora ragazzi, ve l'ho condiviso anche su Instagram e adesso vi dico, deve essere applicato sulla pelle pulita e asciutta, sto leggendo perché l'ho utilizzato quelle 4-5 volte, ma con delle cose che ho da utilizzare ovviamente mi posso dimenticare. Lo potete togliere subito se avete la pelle molto sensibile oppure lasciare da 1 a 5 minuti, io lo lascio per 5 minuti, tanto sono abituata con quel peeling di The Ordinary che va benissimo. Allora ragazzi, è uno dei prodotti di punta di Peter Thomas Roth che è acquistabile su Lookfantastic, che è un marchio, dovrebbe essere un marchio inglese, no, made in USA, scusate, marchio americano. È un loro prodotto best seller e c'è un perché. Allora, io ho fatto la seconda o la terza volta che ho fatto questo peeling, ho tenuto 5 minuti, ragazzi la pelle sembrava... Avete presente limata, quelle lime, quel buffer, no? Per le unghie? Ecco, era così, cioè sembrava che qualcuno vi avesse passato una lima sul viso, ma in modo positivo. La pelle era più liscia, più compatta, più opaca, cioè quello che ho notato moltissimo è che la pelle era opaca. Infatti ho messo la foto nelle storie su Instagram con questo prodotto e ho detto, ma si vede la differenza, sembra limata la pelle, e due o tre di voi mi hanno proprio scritto... Si vede la differenza nella foto, e se si vede nella foto con la mia fotocamera di un cellulare che non è un iPhone, quindi nelle storie su Instagram riduce molto la qualità, vuol dire che nella vita reale fa davvero effetto. Quindi io ve lo consiglio, in generale mi sto divertendo moltissimo con gli esfolianti enzimatici, mi danno grande soddisfazione proprio istantanea, perché gli esfolianti chimici sono belli ma a lungo andare, vedete i risultati, mentre gli esfolianti enzimatici, quando vedete quella pelle con la texture un po' non uniforme, non lo so, vedete proprio delle cellule morte, delle crosticine, cose così, insomma le vediamo tutte. Mamma mia, questo prodotto davvero fa miracoli. Metto ovviamente in info box il link a questo prodotto. Non so a quanto si vende la full size, forse 30-40 euro, perché l'ho acquistato in un kit. Vi ho fatto un video haul Lookfantastic. Però vi dico, è uno di quei prodotti, non tutte le maschere mi sono piaciute, di Peter Thomas Roth per riacquistare davvero, ma questo sì, c'è un motivo per cui è best seller. Basta ragazzi, questi erano tutti i miei prodotti preferiti, prodotti, cose preferite del mese di gennaio, quelle proprio che mi sono piaciute tantissimo, di cui non vedevo l'ora di parlarvene. Fatemi sapere cosa vi è piaciuto nel mese di gennaio, cosa conoscete di quello che ho fatto vedere. Grazie per tenermi sempre compagnia, sono molto felice di conoscervi, che stiamo diventando sempre di più, e sono felice di conoscervi anche su Instagram. Vi mando un grosso bacio e alla prossima. Ciao!